Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Radio 2 è davvero imbarazzata nel presentare Così parlò Zap Mangusta. Storia della filosofia liofilizzata in pillole per uso strettamente personale. Il filosofo di oggi è Albert Einstein. Quarta parte. Altrimenti detto, capoccia. Mangusta, ma lo sai che io Einstein lo facevo uomo di soli calcoli e matematica? Ah sì, hai visto. Invece questo leggeva Spinoza, Schopenhauer e per di più amava anche la letteratura. E suonava pure il violino. Dai, come Woody Allen il clarinetto. E si definiva un panteista. Cioè credeva che ogni cosa fosse una divinità, cioè come i greci e gli indù. No, non proprio, quelli sono i pandeisti, quelli che credono che esista una divinità per ogni cosa. Ah. Mentre Einstein era un panteista come Spinoza, capito? Capito o no? Non ho capito. Allora credeva che l'universo, oppure la natura, fossero proprio Dio stesso. Ti ricordi quello che diceva Spinoza? Ne ha dette tante. Sì, va bene, però parlava, mi fa piacere, sei un allievo fantastico. Sì. Parlava del Deus sive natura. Che tradotto significa? Che non bisogna pensare a un Dio personale creazionista che ci ha fatto a sua immagine e somiglianza. Ah no? No, secondo Albert bisogna piuttosto pensare che la natura stessa è Dio. La natura? Sì, e per natura non si intendono però soltanto le piante, i fiori. No, l'insalata, le mucche. No, ma il cosmo. Cioè tutto ciò che esiste. E dunque anche noi, tesoro. Ah, sì. Io, te, tutti quelli che ci ascoltano, tutti quelli che non ci ascoltano, che sono comunque la nostra natura. E dunque anche le nostre divinità. Se la metti così, ci sarebbe una cosa che gli vorrei chiedere. Sì, mi fareste la grazia, adesso che arriva l'estate, di farmi avere uno schermo gigante da piazzare in giardino? Ma magari certo. Che non vi serve, certo, no? Allora. Me lo manderesti? Perché sì. Se loro sono le nostre divinità, ma come? Mangusta, scusa, ma, eh. Ma perché non capisci mai? You've been on my mind. I grow fonder every day, lose myself in time, just thinking of your face, God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only. Ma se io così di colpo ti dico E uguale MC2, Tixi, tu cosa mi rispondi? Che non è il momento di sintonizzarti sui canali satellitari, ma quali canali satellitari? È uguale MC2, la formula con cui Einstein stabilisce l'equivalenza tra massa ed energia. Non ho capito bene, allora, tra massa ed energia. Guarda, Mangusta, una cosa è sicura. Come diceva la mia cara nonna, più mangi e più aumenta la massa e più ti viene voglia di bruciare e quindi di impiegare l'energia. Così funziona. Hai sviluppato pure tu la tua piccola teoria della relatività estiva. Estiva. Ma vedi, Tixi, la teoria della relatività di Einstein contiene però un'intuizione che è un pochino più geniale. E cioè? E cioè la possibilità di trasformare quella massa in energia. Ma pensa te, io cosa avevo detto? Lo so, perché me l'ha confermato il personal trainer della palestra. Sì. Devo trasformare la massa grassa in massa magra. Mi fai un favore, tu lasci perdere il tuo trainer e ascolti me. Dimmi, Mangusta, allora, caro, dimmi. Einstein tutto. Capì che questa equivalenza tra massa ed energia poteva essere utilizzata per spiegare alcuni fenomeni che sino allora erano rimasti così privi di spiegazione. Come quali, per esempio? Beh, che ne so, ad esempio la fonte di luce che accende le stelle, no? In maniera misteriosa. Perché il fenomeno della radioattività. Che no? Immagino non sia il fenomeno di lavorare attivamente per la radio come stiamo facendo noi, no? No, tesoro, per radioattività infatti si intende la produzione spontanea di energia da parte di alcuni elementi. Lo sapevo, perché l'ho detto come una battuta. Certo, sapevo. Però in fondo, in fondo, anche noi siamo elementi che producono energia spontanea, no? In fondo, sì. Ma in fondo, sì, ancora più in fondo, tesoro, proprio in fondo. Progetti mai, cose che non fai, aspirazioni che non vedrai realizzare. Così dentro un bar, guardi un po' agli occhi dei sognatori. Cosa? Ricominciare.
pensa che pur essendo un geniaccio, Einstein non era felice. E chi lo è veramente, Mangusta? È il destino di noi precursori, no? Noi precursori di che, scusa? Beh, in un certo senso io sono stata la prima a sopportarti. Ah, Dixie, grazie. Einstein era perfettamente cosciente del fatto che le sue ricerche sull'energia, tra cui la famosissima formula E uguale MC2, avrebbero potuto avere, ahimè, dei risvolti tragici per l'umanità. E la miseria pure. Sì. E per quale motivo, scusa? Perché se tutte quelle informazioni, meglio, se tutta quella conoscenza fosse stata utilizzata, diciamo, nel modo sbagliato, l'umanità avrebbe rischiato addirittura l'estinzione. Sì, perché sembriamo tutti educativi e responsabili, ma in realtà, come abbiamo un po' di conoscenza in più, mica la usiamo sempre bene. E ne abbiamo date ampie prove nella Seconda Guerra Mondiale. Io mi sono chiesta tante volte, ma perché siamo così? Perché, Tixi, purtroppo, nonostante il progresso tecnico e scientifico, sai come diceva il nostro grandissimo poeta Quasimodo? No. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Hai capito il gobbo di Notre Dame che animo sensibile che aveva? No, Salvatore Quasimodo non viveva a Notre Dame, non era lui. No, quello era Quasimodo. Lui voleva dire che i progressi scientifici non hanno fatto progredire la coscienza. Questo, cioè, che l'uomo è rimasto il rozzo animale di sempre. Esatto. Donna però è un po' migliorata. Nell'insieme, le scoperte scientifiche, se finiscono nelle mani sbagliate, possono diventare conoscenze messe al servizio di strumenti di morte, come per esempio, purtroppo, la bomba atomica. Ma intanto qualcuno deve pur fare nuove scoperte. Altrimenti saremmo ancora alla clava, no? Pensa che Einstein parlò con l'allora presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, sulla pericolosità, sull'enorme forza distruttiva della bomba che poteva essere ricavata proprio dalla fissione nucleare. E lui? Lui lo ascoltò attentamente e poi... E poi? Che destino triste quello dei geni, no? Cioè fare una scoperta straordinaria e poi vederla utilizzata contro il tuo volere e contro l'umanità che volevi far progredire, tra l'altro. È per questo che Einstein si schierò apertamente contro l'utilizzo criminale che il mondo intendeva fare della sua scoperta. E a questo proposito disse una frase sconvolgente che io trovo assolutamente geniale. E quale? State costruendo una bomba ad alta distruzione umana, ma sappiate che i topi non si sognerebbero mai di costruire una trappola per topi. Una bella figura di melma per tutta l'umanità, E Einstein ribadì più volte che l'utilizzo delle armi nucleari sarebbe stata una sciagura, tanto che disse un'altra frase famosissima che è entrata nella nostra memoria. E quale? Non so con quale armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma so di sicuro che la quarta si combatterà con clave e pietre. Era uno scienziato umorista, che voleva dire? Che l'utilizzo della bomba atomica avrebbe spazzato via ogni traccia di civiltà e avrebbe riportato l'uomo allo stato primitivo. Oh, ma per quello non c'è mica bisogno della bomba atomica, basta il Festival di Sanremo, il Grande Fratello, i programmi di Barbara D'Urso, della De Filippi. Certo, ci sono un sacco di alternative meno cruente, sai, Mangusta? Tu dici, fa piacere sapere che Einstein non era come la maggioranza dei geni scienziati che pensavano soprattutto al Nobel e ai loro esperimenti. No, lui si sbatteva come un matto per riportare alla ragione tutti i suoi simili. Bravo. Cioè noi. Sai che scrisse persino delle lettere a Freud per cercare di capire perché l'uomo fosse così attratto dalla violenza e dal male. Ma vai, Freud che gli rispose? Beh, per Freud la violenza è un aspetto ineliminabile dell'uomo che al massimo, ma proprio al massimo, può essere solo arginato. Per cercare almeno di non far diventare la violenza il fondamento di una società, come successe per il nazismo. Beh, Einstein, dopo aver vissuto lui in prima persona quell'incubo e dopo aver visto per l'appunto la Germania sprofondare nella barbarie,
cominciò a dichiararsi socialista. Ma davvero? Sì, pensa che in un'intervista disse addirittura di stimare Lenin, anche se non ne approvava i metodi. Ecco perché, capito? Gli americani lo guardavano con sospetto. Lui poi diceva che il capitalismo era un sistema iniquo, che doveva essere superato. Pure, capito? Ma sì. Tu immagina da Santoro, Einstein, il Berlusconi che parlano del mondo. Senti un po', Mangusta, ma com'è che Santoro, da quando non è più il re, non va più così alla grande? Che te ne fai di Ginko se non c'è più Diabolico? Cioè, scusa? Niente, allora, torniamo ad Einstein. Albert è stato molto critico nei confronti dell'Unione Sovietica. Ma tesoro, come si definiva politicamente? Si definiva un socialista democratico. Ah, quindi come Veltroni. Non so se anche lui collezionava le figurine Panini, questo non lo so. Dai, però era simpatico. Sì, come era, guarda che vivo. Oddio, vivo, diciamo vivente. Ma guarda che è una linguaccia, Tixi. Ma secondo me pure Einstein collezionava figurine, di sai? Cosa? E di elettroni, fotoni, neutrini, per esempio, no? Potrebbe essere, vero? Bella collezione. Ti piace? E comunque noi ci prendiamo. Quando ci prendiamo? Ci prendiamo, vediamo se lo sai. Che questa è una domanda, trappola. Non lo sai. Domani. Allora lo dico io. No, ci prendiamo lunedì. Alle 15, naturalmente, come sempre, su Radio 2. Godetevi il weekend nel frattempo. E belle teste, godetevi la vita. E buona Pasqua a tutti. Se volete scaricare il podcast o entrare nel blog, zapmangusta.rai.it. Ah, se poi vi piacciamo, cliccate su Facebook Mi piace. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.